Vi presentiamo una lezione particolare, quella tenuta dal professor Giorgio Cricco agli studenti della quarta A del Liceo Artistico Virgilio di Empoli. L'occasione è stata la visita a Firenze per vedere la cupola del Duomo e a quanto pare c'era proprio bisogno di organizzare questa visita. No, non l'ho mai visitata. Oggi è la prima volta. Non ho mai visitato la cupola del Brunelleschi. No, non l'ho mai visitata. Non l'ho mai visitata. Hai mai visitato la cupola del Brunelleschi? La domanda ti faccio. Vai. Vai. No, non ho mai visitato la cupola del Brunelleschi, l'ho sempre vista da fuori. Non ho mai visitato l'interno, oggi è un'occasione visto che abbiamo il professore di storia dell'arte. Non ho mai visitato la cupola di Brunelleschi, l'ho sempre vista da fuori e ho una paura terribile perché ho paurissima del vuoto e non so se ci arriverò in cima. Oddio! Buongiorno prof, siamo a Firenze! Buongiorno! Mi piace però, vedi? Eccoci sotto la cupola, finalmente, dopo averne parlato tanto l'anno scorso e anche ripreso un po' quest'anno, eccola qua. Allora noi dobbiamo fare un grande sforzo di fantasia quando incominciamo a capire che cosa ha fatto Brunelleschi. Voi dovete pensare che lui ha incominciato a lavorare quando la cupola era, non c'era, e quindi si arrivava fino al tamburo. Allora qual è la parte del tamburo? Vedete dove c'è l'occhione grosso? Ecco, no, sotto, l'occhione non c'era. Va bene? Quindi praticamente il buco incominciava da lì, da dove c'è quel marcapiano che gira tutto intorno, eh? Era tutto aperto. Allora, quando vi ricordate quando abbiamo detto che la sua grande invenzione fu una delle tante grandi invenzioni fu quella di portare il cantiere in quota, no? Allora, cosa voleva dire? Voleva dire che ogni mattina portava gli operai a quell'altezza. A quell'altezza siamo già a 45 metri. Ci si entra lassù, va bene, attraverso una scala che è dentro questo pilastrone, vedete questa escrescenza che viene in fuori, eh? Dove ci sono anche delle finestrine, vedete che ci sono delle piccole interruzioni, dei buchini, no? Vedete? Qui davanti, poi lì lateralmente delle finestrine rettangolari, va bene, lì c'è la scala che porta in cima, dove c'è quel coronamento che si chiama tribuna morta. Perché tribuna morta? Perché non c'ha illuminazione praticamente, perché non c'è niente da serviva semplicemente come momento di snodo per poi poter accedere al cantiere vero e proprio. Guardate tra l'altro come questa tribuna morta messa qui, come quest'altra cappella messa qua, che funzione ha rispetto alla cupola? Che funzione avranno? Stanno lì a far che? A contrastare, a sorreggere, hanno una funzione strutturale, perché pensate il peso enorme che questa costruzione scarica sui pilastri, no? Quindi questi sono di fatto dei rinforzi, va bene, che sorreggono la struttura nel momento in cui viene costruita. Una dimensione assolutamente inconcepibile. E pensate che il Brunelleschi la mattina del primo giorno è venuto quassù e qui non c'era niente, era tutto cielo sopra.
Quindi pensate l'enormità della sua operazione, una cosa che fa paura solo a pensarci. Pensate, tutto vuoto, tutto cielo, e lui dice: incomincio da qui e costruisco e la chiudo questa cupola. Pensate la straordinarietà. Entriamo nello spessore del muro della prima cupola e incominciamo a passare nell'intercapedine che c'è fra le due cupole, per cui ci troveremo sulla destra la cupola interna, questa, cioè l'estradosso della cupola interna. Cos'è l'estradosso? La parte esterna della cupola interna. E ci troveremo sulla sinistra l'intradosso della cupola esterna. Chiaro? Vi prego di osservare, man mano che si sale, come sono messi i mattoni, i piani di posa dei mattoni. All'inizio li troveremo orizzontali e la struttura è messa a spina di pesce nello spazio, ma nel piano i mattoni all'inizio sono, i letti di posa sono orizzontali. Man mano che si sale vediamo che i letti di posa si inclinano perché i loro prolungamenti ideali vanno al centro della cupola. E quindi è così, no? Quando arriviamo in cima sono quasi verticali i letti di posa. Io sono un romantico e quindi questo mi fa effetto pensarlo, non so a voi, però pensare che questi mattoni li ha toccati Brunelleschi, beh, a me fa un certo effetto, insomma. Sulla destra, questa qui è la cupola interna, questo è il fuori, l'estradosso della cupola interna, lo capite? Questa qui è la cupola che dentro è quella affrescata, vedete come curva? Quello sopra non è altro che questo pianerottolo che girando al piano di sopra arriva a quell'altezza lì. Questo invece è l'intradosso, cioè la parte interna della cupola esterna. Noi siamo adesso nell'intercapedine. Se voi guardate, vedete che anche le due cupole hanno una curvatura diversa. Vedete? Quella dentro tende a chiudere prima, mentre quella esterna tende ad essere più, diciamo, verticale. Sì o no? Hanno due curvature diverse. E più che c'ho il fiatone. Siamo... Qui si vedono molto bene gli otto costoloni, no? Come innestano gli otto costoloni. Qui siamo fra due costoloni, eccoli qua, i due costoloni di marmo. Qui sotto si vede il tetto della chiesa e quindi si capisce com'è costruita la chiesa. Si vede il tetto della navata centrale, questa è la navata centrale del Duomo. Qui a sinistra abbiamo il campanile di Giotto, eccolo qua. Laggiù in fondo abbiamo la Basilica di Santa Maria Novella, la vedete con la facciata di Leon Battista Alberti? Quella è la Basilica di Santa Maria Novella, il resto gotico, quella è la stazione ovviamente. Questa è la chiesa di San Lorenzo, la Basilica di San Lorenzo, questa qui, senza facciata. Vedete sulla sinistra c'è una cupolina, non la cupola grossa, c'è una cupolina piccola sulla sinistra, quella è la sacrestia vecchia del Brunelleschi. Questo è Palazzo Medici, che era il palazzo della famiglia Medici che avevano il protettorato sulla chiesa di San Lorenzo, quindi casa e bottega praticamente. Lì c'è il mercatino di San Lorenzo ancora oggi. Dopo, se continuiamo, possiamo continuare a fare il giro, c'è un po' di nebbia ovviamente, laggiù vedete in lontananza le montagne di Fiesole, lì vedete la chiesa di San Marco, piazza San Marco con la chiesa, e dopo se giriamo qui direttamente vedete la chiesa della Santissima Annunziata e a destra l'ospedale degli Innocenti del Brunelleschi.